La messa crismale ha aperto i riti della Settimana Santa nella cattedrale di Nocera Inferiore. Il presbiterio si è raccolto insieme ai religiosi e ai laici intorno al vescovo per la messa crismale. Il vescovo ha ricordato i doveri, l'importanza dell'unità sacerdotale. Questo è stato il richiamo nella celebrazione che ha aperto il Triduo Pasquale, durante la quale i sacerdoti hanno rinnovato le loro promesse sacerdotali. Il vescovo ha consacrato gli oli santi del Crisma, dei Catecumeni e l'olio degli infermi. Ha chiesto ai sacerdoti, per vivere appieno la loro missione, di aprire la porta del cuore. Solo allora riusciremo, non dico a bussare, ma ad aprire la porta al povero, all'immigrato, al disoccupato, all'ammalato, al giovane in cerca di lavoro, alla donna umiliata, al bambino violentato nella sua innocenza, al confratello che da tempo ha chiuso la porta, al religioso e alla religiosa che hanno smarrito la chiave della gioia, al diacono che non trova più la chiave della porta del servizio, all'operatore pastorale che invece di aprire non poche volte chiude la porta della spiritualità, facendo della pastorale un recinto senza spazio e senza aria, un piccolo posto di potere a chi è seduto e ha smarrito l'angora della speranza, al vescovo che sempre ha fame di paternità vissuta e crocifissa. Ecco il vero annosanto, ecco che cosa ci ricorda colui che è venuto a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un anno di grazia, perché tutto irrorato dal sangue prezioso di Cristo che si confonde con il sangue dei nostri fratelli. Un pensiero alle nostre studentesse dell'Erasmus, un pensiero a tutti coloro che a Bruxelles hanno versato il sangue. Per essere chiesa dell'Evangelii Gaudium, chiesa di Francesco e di Giuseppe, cioè Chiesa di Cristo in uscita missionaria, capace di dire ancora una parola di speranza a questo mondo che trema e oggi ha paura, non si esce dalla comunione, ma si esce in comunione.